Ciao ragazzi, bentornati a tutti in un nuovo video. Siamo qui con questo nuovo appuntamento che ho nominato Calciomercatoro per parlare un po' di quello che sta succedendo attorno al nostro Toro e le notizie non sono buone perché le notizie di ieri, infatti, che i contatti fra Samp e Toro si sono interrotti per Linetti, perché ovviamente Cairo deve fare la sua solita mozzonaggine, viene fuori. Come al solito, io non ho più aggettivi per definirlo perché cioè, risulterei poi stantio, risulterei ripetitivo, però è veramente difficile avere a che fare con uno così. Immagino che gli altri dirigenti avere a che fare con uno così si stanchino, alla lunga è veramente estenuante. Cioè, quando deve vendere solo le sue cifre, quando deve comprare, tira fino all'ultimo centesimo di sconto. Una roba assurda è quello che è successo con Linetti, che infatti ha fatto comunque incazzare la Samp, perché. E poi vabbè, abbiamo comunque da una parte Ferrero, dall'altra Cairo. Possiamo immaginare che binomio pazzesco venga fuori. Praticamente è successo che era praticamente fatta, scusate, la ripetizione per Linetti al Toro sulla base di 8 milioni più bonus. Poi cos'è successo? È successo che, come succede sempre con Cairo, sempre, sottolineo sempre, quando si arriva al momento, non dico della firma, ma comunque dell'accordo definitivo, c'è sempre lui che deve tirare ancora per avere un pochettino di sconto, deve tirare sul prezzo, sempre, sempre, sempre. E questo è successo di nuovo, ha detto no, non 8, ti offriamo 7. A sto punto Vagnati, che poveraccio, si deve comunque confrontare con Osti della Samp, ha comunque dovuto dirgli: guarda, Cairo non offre più 8, offre 7. E Osti ha detto: sentite, non fateci più perdere tempo, allora basta, andate a cagare. E c'ha ragione, ha assolutamente ragione. Perché cioè, se siamo partiti dalla base di 8 e siamo quasi arrivati a un accordo sugli 8 più bonus, non puoi all'ultimo tirar fuori un 7. Non si fa, non si fa ed è assurdo che un dirigente di una tale importanza comunque, perché tralasciando il Toro, comunque è un dirigente di impresa coi controcazzi, Cairo, comunque sia, nel suo lavoro è bravissimo, secondo me. E non è possibile che tiri così tanto sul prezzo fino all'ultimo. Cioè, io mi ricordo che ha fatto la stessa identica cosa con Bjarnason nel 2015, e non parliamo di un fenomeno, parliamo di Bjarnason, che poi ha fatto una carriera tutt'altro che, cioè, una carriera mediocre. Ha fatto lo stesso con Ilicic. Ilicic l'avevamo preso nel gennaio del 2015. Ventura stava rompendo le palle perché la squadra andava male, andava malissimo in quella stagione perché c'era l'Europa League. Eravamo a ridosso della zona retrocessione fino a gennaio. Poi abbiamo fatto 5 vittorie consecutive e ci siamo tirati su 4 o 5 comunque. Però in quel periodo era veramente messo male il Toro. Avevamo preso Ilicic, stava facendo le visite mediche. All'ultimo, ovviamente, Cairo ha chiesto lo sconto. La Fiorentina, che a quel tempo era detentrice del cartellino di Ilicic, ci ha mandato a fanculo. E a quel punto Ilicic se n'è andato all'Atalanta. Ed è quello che e poi è sotto gli occhi di tutti quello che ha fatto comunque Ilicic. Quindi lasciamo stare, sappiamo che Cairo fa così. E ha fatto lo stesso anche con Linetti, non parliamo di un fenomeno, di un onesto mestierante, secondo me, un buon giocatore, un buon centrocampista che non ti risolveva i problemi, ma comunque ha fatto così anche per quanto riguarda Linetti, per 8 milioni di euro questo qui ha fatto così. Poi non so se le parti si ricuciranno, magari riusciranno comunque a trovare un accordo, perché secondo me c'è anche tanta strategia da parte della Sampdoria, che ha voluto dire: vabbè, allora adesso lo vendiamo in Germania per far vedere che comunque ci sono altri acquirenti interessati. Però con lui è sempre così. E non c'è nient'altro da dire, nel senso che in questi giorni di calciomercato è successo questo. Questo è il fatto che Sirigu sta puntando sempre di più i piedi per andarsene, e quindi vada a cagare anche lui, cosa devo dire? Cioè, tanto con Cairo è così, se ne vogliono andare via tutti, dopo un paio d'anni, ovviamente dopo promesse non mantenute, tralasciando i premi, ci sono altre promesse, tra cui una sala relax, una sala mensa, cioè tutte cose che altre società hanno, noi non ce l'abbiamo. E probabilmente Sirigu, abituato comunque ad alti livelli nel Paris Saint-Germain, ha avuto per anni, per 2 o 3 anni, le promesse da parte di Cairo che tutte queste bellissime infrastrutture sarebbero state messe a disposizione dei calciatori. La cosa non è avvenuta,
dopo due o tre estati, questo qua dice: sentite, vabbè, affanculo, allora ci ho rotti i coglioni. Io sono equidistante, non so da che parte stare, secondo me non c'era neanche da stare da una parte o dall'altra. Sappiamo come sono i calciatori, quanto sono puttane, e sappiamo quant'è braccino Cairo, quindi anche qui si parla di un binomio perfetto, quasi letale. Quindi è così, insomma, di altro non mi sembra che sia successo, perché si sta parlando più che altro di questo. Secondo me poi alla fine Perlinetti si ricucirà e forse riusciremo a strapparlo comunque con un leggero sconto, alla fine aumenteranno i bonus, ci sarà magari una futura rivendita, qualcosina per la Samp, insomma il modo lo troveranno, e non parliamo di un fenomeno, quindi chi se ne frega, cioè anche non dovessero trovarlo, puntassero su altri, non è questo. Io so che Vagnati, l'idea di Vagnati inizialmente era quella di rivoluzionare totalmente il centrocampo, quindi dato che ne abbiamo quattro sani, tre a dire il vero, perché uno è Baselli che è rotto, Baselli quindi non si poteva assolutamente vendere, anche se questa qui sarebbe stata l'estate della sua cessione secondo me. E gli altri tre si volevano far fuori per prenderne altri, ma siccome devi averne sei a disposizione con lo schema di Giampaolo, dato che si gioca col 4-3-1-2, doveva prenderne troppi. Quindi secondo me rimarranno assolutamente Lukic, Baselli rimarrà e Rincon assolutamente, secondo me. E Meite probabilmente sarà quello lì sacrificabile, perché ha mercato secondo me in Francia, in quei paesi lì dove magari può andarsene e essere felice. Se dovessero arrivare uno in più, poi a quel punto però magari uno in più dei previsti, allora a quel punto potrebbe salutare anche Rincon, che comunque va per i 33 anni, anzi forse l'ha già compiuti, ed è... comunque sono anni che tira la carretta, sì, però non è che sia uno dei non sacrificabili, ecco, secondo me è sacrificabilissimo. Però ragazzi, tutto qua, insomma, appena ci saranno altri aggiornamenti, appena saprò qualcosa, vi farò subito un altro video e vedremo un attimino, ci confronteremo. Grazie a tutti e ciao!